Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati a un nuovo episodio di Uovo Universalis 4. Prima di iniziare vi ricordo che potete sostenermi mettendo un like al video, facendo un commento oppure iscrivendovi direttamente al canale. Ringrazio tutti i commenti che mi sono arrivati la scorsa volta, nel precedente episodio, dove alla fine le idee che ho scelto insomma sembrano essere state corrette, quindi la Quest for the New World sembra essere stata una scelta giusta. Io faccio un piccolo recap per chi magari non si ricorda, ero indeciso tra le idee dell'esplorazione che prendono come punteggio il punteggio diplomatico e le idee invece dell'espansione, quindi idee espansionistiche che prendono come punteggio invece il potere amministrativo. Sono comunque delle idee che mi permettono di espandermi verso nuovi orizzonti, ma ho scelto lei perché avevo una quest per il New World e quindi mi permette di esplorare le Americhe e le altre isole. Ora, per quanto riguarda questo tipo di esplorazione, io sicuramente dovrò poi fare una bella flottina, anche se non ho ben capito, e lo vorrei fare in tempo di pace, quali navi sono più adatte alle esplorazioni e quali no. Perché qua mi dai i cannoni, la grandezza, penso, della nave, Trade Power, Marinai e Speed. Very efficient in the Island Seas. 100% di bonus danno quando combattono con le canere. Ok. Forse lei. Però già ho 28 navi. To trade opportunities. Le cog non penso proprio. Perché questa non mi sembra. Non mi sembra proprio la cog. Forse una galea? Possiamo mettere una nave? Vediamo un pochino. Queste sono delle cog. Forse una ce la posso mettere. Allora, se faccio così e gli vado a mettere un esploratore, mi dice che sono state già, insomma, questo è ristretto per dare. Ah, questo mi permette di andare, ok, mi permette di andare ad esplorare. Allora dai, proviamoci, vediamo che succede. E se ci metto your fleet must be in port. Allora, ok, mettiamola in un porto. Vediamo un po', è la prima volta che lo faccio, ragazzi, quindi non c'ho proprio idea. Mettiamo un attimo velocità 5, tra l'altro c'ho anche un assedio in corso, quindi in tutto ciò noi stiamo facendo questa spedizione, ma io avevo questo assedio in stallo. Però vorrei comunque mandarla, vediamo un po' che succede, va? Allora, mi dice explore, però deve avere un totale di almeno 3 navi leggere e pesanti. 3 navi leggere. 3 light and heavy. Quindi là. Allora, no, lo facciamo dopo. Per ora questa la lasciamo qui. Per ora me le metto a costruire, 3 navi leggere. Allora, light ship, heavy ship, galea. Ok, light ship. Per ora ne mettiamo 3 a costruire. Vediamo un po' se basteranno. Io spero che questa guerra con il Marocco finirà presto. Allora, qui tu c'hai 2000 uomini e magari ci mandiamo questi 5000 cavalieri. Ok. No, voi vi lascio così perché comunque ci sono 20000 uomini qua. E li vorrei lasciare là. No, il matrimonio reale ancora no. Allora, facciamo anche un summon the diet. Allora, il clero vuole una tassa base a soia, quindi questo vorrebbe dire dei punti amministrativi. Noi vorremmo qualcosa con i militari. Base production, anche questo potrebbe andare bene, perché dobbiamo costruire una caserma o un campo d'addestramento. Altrimenti qui dobbiamo portare la produzione ad almeno 4. No, io andrei qua perché spendo dei soldini, in questo momento preferisco rispetto ai punti. E bisogno di una caserma, mai detto, o di un campo di addestramento. Ah, Dio, scusatemi, è andata di reverso una cosina che mi stavo mangiando. Stavo mangiando, in realtà io sfortunatamente ogni tanto mi mordicchio le unghie e mi è mandata giù. Generalmente non mi succede quasi mai. Quindi spostiamoci, continuiamo con le nostre conquiste. Di qua tanto non ci possiamo andare, quindi
E rimaniamo così per ora. Qua abbiamo 20.000 uomini che mi soffrono d'attrito, però mi piacerebbe un pochino almeno toglierci sti cavalli. Quindi facciamo questo. E poi ci spostiamo sti 4.000 uomini di qua. Ok, solo che qui mi serviranno. Sapete, no, qua ci posso andare tranquillamente a piedi. Ok, abbiamo terminato questo siege, quindi non mi sposterei di troppo. Cioè, nel senso, aspetterei di prendere questo castello e poi mi sposterei altrove. Ok, no, vedete, qua è parecchio. Certo, un cavallo lo potrei pure mettere, uno solo, a fare queste scorribande, diciamo. Allora, qui guadagniamo morale delle armate, tradizione militare annuale e prestigio, però perdiamo un po' di cose, oppure perdiamo prestigio. Lo splendor qual era? Il prestigio. Power Projection. Lo Splendor mica mi ricordo qual era. Mi dai prestigio però. Mi dai prestigio. Che non è male considerando che vado in negativo. Questo prestigio mi dà una serie di bonus non indifferenti. Io lo prenderei. Più che altro anche per il morale delle armate. Allora, poi qui dobbiamo risistemare i nostri territori. Però abbiamo delle conquiste in atto. Quindi per adesso potrebbe non essere necessario. Qui siamo al 21%, quindi stiamo crescendo a dismisura. Allora, andiamo un attimino a rompere le scatole a queste navi che mi stanno bloccando il porto e mi dà parecchio fastidio. Ok, qui abbiamo conquistato, cerchiamo di fare più punti possibili. Abbiamo del provincial unrest, ma va bene. Vabbè, siamo in guerra, abbiamo sofferto di penalità, va bene così. Ok, quindi qui li abbiamo tolti. Torniamo qua giù. Qua che ci abbiamo noi? Che so questi? Ah, tu stai proteggendo le merci. Stai proteggendo, va bene. Siamo al 55%. Ma io mi sposterei ancora in questi territori. Anzi, vi direi di più. Farei anche un'altra divisione qua di cavalleria. Altro reggimento in realtà dovrebbe essere, no? Spostiamoci di qua. Piano piano li prendiamo tutto. Ok, quindi questo siege è terminato. Quindi adesso mi posso spostare con i miei uomini. Potrei anche spostarmi qui. Eh no, qua ci devo per forza passare. Allora, tu ti stai dividendo e questo non mi piace. Se ti provo a intercettare, che succede? Vediamo un po'. Ti prenderò mai? E chi lo sa. Tanto questi 3.000 li mettiamo di qua. Cerchiamo di andarci in modo cattivo. Allora, forse il combattimento lo prendiamo. Se prendiamo questo combattimento non sarebbe male. Rizmezziamo parecchia roba. Non ci abbiamo più questi claim, va bene. Ma io inoltre vorrei vedere qua. Tu c'hai 37 anni. Ma tu ancora sei alleato con loro, va bene. Allora, quindi, questi 19 li mandiamo ad inseguire. E qua in realtà noi dovremmo fare un piccolo siege sul castello. Mandiamoli ad inseguire questi 11.000 uomini. Cerchiamo di prendere il combattimento. E andate di qua. Tanto qua ce ne entrano 23, quindi va più che bene. Proviamo, ma non penso che riusciamo a prendere il combattimento. No, infatti. Spostiamoci. Tu mi offri una pace bianca, vero? No. La pace bianca non la voglio a questo punto Ti provo a prendere tutto quello che ti posso prendere, no? Oh, scusate, ho dato una botta al microfono. Allora, qui ci posso andare, sì. Portiamoci anche questi 3.000 uomini.
Allora, riprendiamoci la struttura. Siamo al 100%, dovremmo arrivare poi, no? Ok. Vabbè, meno 25 di Spy Network. Non so quanto territorio ha ancora. Aspettiamo questo 100%. Speriamo di riuscire... 100%, ottimo. Allora, quindi... selezioniamo questo. Mi voglio prendere. 1, 2... Allora, però aspettate, perché qua c'ho uno stato che avevo già formato, quindi questi me li devo prendere. Questo sarebbe interessante, ma... Forse la costa. Forse le coste mi vado a prendere. Le coste le voglio assolutamente. Dammi tutti i soldi che mi puoi dare, no. Ok. Allora, abbiamo delle armate da sistemare, quindi tornate in casa. Tornate tutti in casa. Vai qui. Anche con te. Allora, poi dobbiamo fare un po' di core qui. Allora, questa cosa dei core, per esempio, questo mi costa 233 per fare il core su queste quattro province. Ma avrà senso fare il core su tutto? È questo che io ogni tanto mi chiedo. Il core principale penso di sì, il resto no, perché fare il core... bello questo... Sotto il costo base, guardate quelle scritte. E in realtà mi dovrebbe dare... la capacità di governo, l'over extension, è questo. Quando andiamo over extension, quando abbiamo province che non sono dei core. Quindi insomma questo mi sembra un po' altino. Quindi andrei a fare dei core, 36 mesi. Facciamo più core possibili. Ok, abbiamo finito i punti amministrativi. Io tra l'altro una botta qui la darei. Sapete perché qua abbiamo tutte queste conquiste. E io sono giovane come re. Ho 4. Quindi sì, io lo farei. 9, 7, 8. Farei così. Farei così. Lo so che c'ho altri core da fare. Abbiamo una tregua. I nostri uomini soffrono di perdite. Ok, allora qui abbiamo quindi queste tre navi. E dobbiamo sperare, insomma, di riuscire. Mettiamole anche loro nel porto, che c'hanno l'esploratore. Ne abbiamo messe 4 di navi. Chissà se basteranno. Esplora, sì. Circonnaviga il globo. West African Sea. Caribbean Sea, Nord Atlantico. Andiamo ai Caraibi, vai. Vediamo che succede. Possiamo fare un altro core, lo facciamo subito. Vabbè, un nostro leader militare ci ha abbandonato. Allora, qui non ti piace perché sono 20. Andiamo di qua che sono 28. E non c'ho il leader militare, lo facciamo subito. Però non voglio fare un conquistatore, anche se sicuramente sarà utile. Vai, continuate ad addestrarvi, che comunque è molto utile. A livello economico siamo a 1.9, ma ci abbiamo... Ah, voglio anche ritirare giù tutti i forti. Quindi torniamo sull'aspetto militare. E giù tutti i forti. Questo mi potrebbe essere utile, questo pure. Beh, intanto comunque abbiamo guadagnato qualche monetina. La flotta la potrei anche abbassare, anche se... Ops, con soldi comandi direi proprio di no. Vorrei capire... Ah, tu stai qua giù. Beh, no, forse dovrebbe essere alta. Niente, sto microfono oggi c'ho proprio in mezzo alle scatole. Un advisor, prestigio. Questo mi costa un botto. Il reinfluence... Ma questo non sarebbe male. Ci riduce l'inflazione annuale. Prendiamo lui. Che perché non penso di potermene permettere un altro adesso. Ok, mi piacerebbe fare questo impiccio col Portogallo, ma
Se anche tu mi rientri in guerra, te c'hai 38 anni, tu 39. Quindi niente, sono ancora sposati. E lei la mandiamo in Protect Trade. No, in caccia ai pirati, vai. Il Portogallo ancora non lo possiamo battere. Perché si è alleato con l'Inghilterra. È difficile. Ok, questo lo mettiamo così, così cresce. Andiamo un pochino rovinati, perché a rovinare rovinati ci andiamo. Questo ci viene tra 6 mesi, in tutta questa zona. Quindi queste truppe vi dovete un attimino fermare di addestrare, che adesso dobbiamo gestire delle rivolte. Ah, respingiamo play. Possiamo prendere un'abilità. Ecco, qui infatti ero molto in dubbio. Combat per la capitale. Questo dovrebbe essere interessante visto che stiamo giocando sul colonialismo. War tax cost increase. Perché le tasse di guerra, vedete, mi costano praticamente 2 al mese. Però mi dai il mantenimento delle navi e delle armate. Che quanto mi costano adesso? 13. Meno 15%. Sarebbe un e mezzo, sarebbero due monete. Sarebbero circa due monete spicci. Sarebbero circa due monete spicci. Forse per adesso. Per adesso lei mi sembra una bella opzione. Sì, prendere lei. Prendere lei e alzerei le tasse. E in questo modo ho un income maggiore. Adesso, vabbè, giustamente sto a meno 18, ma. Mo' che passa il mese, da quel meno 13 dovrei andare a. No, questo però mi sa funzionare solo quando sto in guerra, vero? Esatto, solo quando sto in guerra. Però per ora ce l'ho sempre attivo. Vediamo un attimino le idee. No, scusate, le tecnologie. Tecnologie militari siamo in vantaggio del 40%. Che siamo avanti di 4 anni. Ah, abbiamo finito una missione. Ok, tu sei tornato, però certo. Atlantico. Il problema è che non abbiamo coloni, quindi per fare un colono ci vuole un albero. No, non era così. Mi servono altri puntozzi qui. Qui siamo sotto del 10%, perché i miei vicini sono avanti. Inoltre qua mi sblocchi il morale, colonial range e il combat with delle navi. Se come Air Sovereign e tutti gli altri giochi Paradox è sicuramente una cosa importante. Ok. The following country mancano di l'Austria. Prendiamo ducati e guadagniamo potere diplomatico, potrebbe essere utile. Sarebbe interessante. Non vuoi fare un matrimonio reale con me? Andiamo a migliorare le relazioni in modo tale che tu lo andrai a fare. Ok, abbiamo scoperto comunque con il nuovo mondo. Solo che io non lo posso colonizzare perché non ho ancora un colono. Abbiamo perso anche un advisor. Abbiamo perso quello militare. Disciplina più 5%. Beh, ce lo facciamo andare bene. Se anche. Della nostra stessa cultura. Vabbè, una bella crociata. Allora, ha finito la sua missione e ha esplorato. Ok. Quindi stai continuando ad esplorare. Mi piacerebbe fare qualcosa qui. Allora, ma tu però. Esatto, tu sei un. Una tribù, quindi va bene così. Io lo manderei ad esplorare ancora. Quindi esplora. West African Coast. Costa africana, vediamo un po'. O Atlantica, andiamo qua, va. Guadagno un claim su. Non so dov'è. Ah, abbiamo un claim. Beh, oddio. Abbiamo un claim qui, ma.
No, non si può fare sta guerra, non si può fare. Perdiamo 25 di potere diplomatico e loro perdono 2 di aggressività. Poi guadagniamo prestigio. No, io guadagnerei prestigio. Così siamo al 100%. Anche qui possiamo fare un'altra esplorazione. Vai. E qui possiamo fare un altro make core. E qua ci manca l'ultimo. Allora, possiamo comprare una nuova idea. Io lo prenderei subito il colono. Prenderei subito il colono. E siamo pronti a scegliere una politica di colonialismo. Allora, vediamo un po'. La prima politica ci dice che ci sono praticamente la possibilità di avere meno 100% di chance di una rivolta. Qui abbiamo invece il 50% di chance di avere una rivolta, 50% di chance ridotta e 50% sull'assimilazione dei nativi. E qua invece abbiamo la repressione che incrementiamo il nostro Global Settler. No, io andrei su quello al centro perché comunque li possiamo anche assimilare. Abbiamo comunque un Global Settler increase di più 25 e un range di 160. Proviamo. Ci basterà? Ce la faremo? Sembrerebbe di no. È molto distante, quindi questo non lo possiamo prendere. Perdiamo prestigio o potere amministrativo? Perdiamo prestigio. Allora, voglio però fare una cosa. Allora, l'opinione di Castiglia cambia di 50, però noi proteggiamo il nostro trade. Local arrest, trade power più 25, però produciamo il 25% in meno di risorse. No, proteggiamo. Allora, per aumentare il Colonial Range, che io ho 160, forse ho sbagliato allora a prendere la missione. Cioè, la missione in realtà la... Aspettate, fatemi vedere. Non mi ricordo da che parte lo aprivo. Trade Power, queste sono le riforme per il governo. Questa no. Mannaggia, non mi ricordo dove. Ah, da qua, eccolo. Forse devo prendere questo. Non devo prendere lui. Questa è stata una stupidaggine. Forse devo prendere questo. Allora, qua che mi chiedi? Abbiamo scoperto l'America. Qua dobbiamo controllare 5 province con almeno 2 o più centri di trade. Mi sembra un po'. Own e control è una provincia con 30 più di develop e in braccio al rinascimento. Ok, andiamo alla rivolte. 16.000 uomini. Dio, ci manderei lui. Abbiamo una Crownland un po' bassina, 28%. Vabbè, a breve questi core sono pronti. Abbiamo scoperto un agente. Siamo quasi al colmo dei nostri poteri monarchici, dovrebbe essere. Allora, mi piacerebbe anche aumentare un po' il develop militare. Io non ho ben capito con questi punti militari che cosa ci faccio oltre alle faccende militari, appunto. Questa cosa un po' non mi è chiara al 100%. Allora, abbiamo finito un'altra esplorazione, quindi prima mandiamo l'esploratore. Esplora. E sempre. Andiamo a questo punto nel nord dell'Atlantico. E poi andiamo a fare la macro. Mettiamo un attimo in pausa. Building, no. Development. E mettiamo un attimino il costo. 1, 2, 2, 3. Ok, ho aumentato un po', in questo modo ho anche alzato un po' la mia Crownland, quindi adesso sto al 30% e ho tolto questo malus. Però c'è ancora la corruzione, vero? Esatto, sono 5 monete. Oh, attenzione, hanno scomunicato Napoli, perché? Perché hanno scomunicato Napoli? Maragona invece. Ah, io ho l'alleanza con Aragona.
Ok. Ora io qua posso fare degli stati, però questo income non è il massimo. Perché è un po' bassino in realtà, quindi non lo farei lo stato per adesso. Abbiamo dei ribelli che stanno qui in questa zona, quindi portiamoci lui. Ok, adesso guadagniamo 2,51. Perfetto. Non ho un'economia eccessivamente alta, cioè ho l'inflazione anche che è un pochino in rialzo. Allora, la flit la potrei anche ridurre. Ok. E qua che mi dici? Guadagno un corpo permanente. Ok. Quindi mandiamone un altro a questo punto, esplora. Ok, queste sono diventate tutte le nostre province. E posso fare sempre degli stati. C'ho te che mi dai 02, 01, 02, 02, 01, 01. No, per ora lascerei stare. C'ho ancora questo valore però di overextension. Allora, questo lo possiamo togliere. Voglio vedere invece. No, ho sbagliato. Non era da te che lo volevo togliere. Era. Allora, all'Austria volevo fargli un Royal Marriage. Eccolo qua, sì. Abbiamo tre Royal Marriage. Va bene. Ok, una nuova scoperta. Esploriamo il Sud America. Ci manca questo core qui. Ah, beh, certo, finché non lo controllo, hai ragione. Che altro arresto abbiamo qua? Che altri ribelli? Vabbè, qui dove abbiamo praticamente le... il nostro missionario, va bene. In Upper Andalusia devono essere tutti della Castiglia. Qua che mi dice? Qua non li abbiamo, quindi non lo posso più fare Restoration Union, perché dichiaro guerra pure a loro. Tu non puoi entrare mai, vero? Ma perché? Non ci puoi proprio entrare, eh? Ti faccio questo, un'alleanza così. Per soldati, per abitanti, request. Trade failure for trust. Guadagniamo 5 di fiducia. Ok, io ce n'ho 50. 31 maggio. Perché certo, se adesso vado da loro e ti dichiaro guerra, tu non entri. E se ti chiedo del trust? 31 maggio, quando è che perdo questo casus belli? Gennaio del... Facciamo così. Oh, mo entri. Ok. Allora facciamo questo. Facciamo questo. Io ti dichiaro guerra. Ti voglio prendere Lisbona e fare la Restoration of Union. In modo tale che non perdo questo casus belli. Ho l'accesso militare. E se lo rompo, non mi dica che c'è una tregua. Dimmi di no. Perfetto. Ok, così va bene. Chiamiamo lei, prendiamo Lisbona, non lo posso fare perché 11 luglio, va bene, giugno, aspettiamo questa mossa. E dopodiché devo ritirare tutte le mie navi però da qua, anzi facciamolo subito, va. Tutte le mie navi, quindi questo qui lo portiamo qua su, vai. Portiamo prima queste navi. Sarebbe interessante... prendere anche questi territori, quindi sì, facciamo questo. Poi tutte le mie navi le mettiamo nei vari porti di riferimento.
qui. Tu vai qui, sì. Tu vai qui, perfetto. Luglio, ci abbiamo ancora tempo. Agosto. Perché questo mi scade a gennaio. Dobbiamo per ora portare tutte le nostre truppe a casa, quindi piano piano. Agosto. Ok, sono passati tutti. Insomma, assicuriamoci che arrivino tutti. E settembre. Bisogno di un leader. Potrei prendere un conquistatore. Allora, questi ti permettono di esplorare più terre. No. Questo fa un po' schifo, questo leader, eh? Forse Alfonsino è meglio. Miguel, ma prendiamo Miguel, va. Va bene, ragazzi, io vi lascio così e nel prossimo episodio dichiareremo guerra al Portogallo. Quindi spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!